Continuiamo col tutorial dedicato ad Arcadia e vediamo adesso, abbiamo quindi completato quello che è il mio progetto in planimetria e quindi abbiamo strutturato quello che è il mio progetto della villa e adesso andiamo a soffermarci un po' più sulla vista 3D. Andiamo nella vista 3D, ovviamente è possibile andare ad attivare da gestione progetto la visualizzazione della vista in modo da poter quindi eventualmente spegnere o accendere determinati elementi o renderli trasparenti. Ad esempio, voglio rendere trasparente il tetto, vedete, si è creata la trasparenza, oppure voglio totalmente spegnerlo in modo da visualizzare bene quelle che sono la parte interna di ogni singolo piano. Potrei anche disattivare completamente quello che è il piano primo e quindi andare a visualizzare direttamente quelle che sono le informazioni del piano terra e ad esempio togliendo anche il soffitto vedere quello che è la parte interna del piano di riferimento. Detto questo, posso procedere poi a eseguire determinati rendering. Difatti, se io adesso vado a cliccare l'icona, vediamo un attimo, allarghiamo un po' la finestra 3D per vedere un po' meglio quelle che sono le varie funzioni disponibili. Ad esempio, qui io posso scegliere di utilizzare le fotocamere inserite all'interno della planimetria per poter sfruttare quelle che sono le varie viste oppure le viste classiche, vista dall'alto, vista dal basso, laterale, sinistra, eccetera, eccetera. Quindi io posso fare una posizionamento quindi della vista e quindi estrapolare quelle che sono delle immagini. Inoltre posso utilizzare la funzione prospettica, quindi vista assonometrica o vista prospettica, a seconda di quello che voglio andare a visualizzare. C'è la possibilità anche di vedere direttamente solo senza il progetto senza texture, in modo da attivare quindi livelli di colore e gestione dei progetti, oppure direttamente vedere le texturizzazioni all'interno della finestra 3D. Ci sono ovviamente delle funzioni di modalità orbita, come già settato, oppure la possibilità di creare modalità aereo o modalità passeggiata. Quella passeggiata viene utilizzata appunto quelli che sono i cursori delle frecce per andare a definire quello che è appunto la camminata, da simulare quella che è la camminata appunto del passaggio. Quindi vedete, io posso tranquillamente andare a visualizzare come se fosse appunto a girarmi, a muovermi come se fosse praticamente il movimento della testa. Poi abbiamo la possibilità di gestire quelli che sono i rendering. Rendering che mi dà la possibilità di fare un singolo rendering alla volta, oppure anche fare dei rendering multipli, quindi programmare quello che è la produzione delle varie immagini di renderizzazione. Ci sono vari livelli di rendering, quello standard e quello avanzato. Ovviamente posso scegliere la risoluzione dell'immagine su cui voglio generare il mio rendering e poi scegliere quelli che sono i parametri giorno, notte e così via. Oppure utilizzare anche quella automatica in base alla data e l'ora. Andando alle sezioni avanzate posso scegliere il colore del cielo, intensità, luce diffusa, eccetera, informazioni di base. Se io adesso vado nella sezione avanzata posso scegliere quelli che sono i metodi di renderizzazione, quello illuminazione diretta più veloce e immediata e quello con calcolo di distribuzione globale di luce. In base ai vari parametri io posso scegliere quello che è più numero di fotoni, riflessioni, scegliere praticamente il numero di interazioni anti-aliasing, l'ombra come deve essere rappresentata, forte, diretta, morbida, in modo da poter rappresentare nel miglior modo possibile quella che è la mia renderizzazione del mio progetto. Parlando alto per posso scegliere anche già le qualità preimpostate oppure salvarmi dei parametri di personalizzazione, salvarli in modo da poter poi ricaricare. Quello che stiamo vedendo però è la vista standard, perché io posso sviluppare e trasformare la vista in vista col motore engineering avanzata. Vedete come cambia il dettaglio. Inoltre mi dà la possibilità di andare ad avere maggior dettaglio pure per quanto riguarda gli elementi oggetti e soprattutto la renderizzazione in tempo reale anche luci ed ombre. Quindi mi dà questa possibilità di poter eseguire quella della renderizzazione delle immagini.
Ovviamente quando io vado a fare un rendering, il processo può essere elaborato e in tempo reale posso continuare quindi comunque a seguire i miei lavori. Ora, per motivi di tempistiche, non vado automaticamente a generare quello che è il mio progetto di rendering, però ovviamente posso far visualizzare, ad esempio, anche la possibilità di creare quelli che sono delle registrazioni, quindi dei video tutorial, dei video di navigazione all'interno del mio progetto. Posso quindi fare anche dei rendering dinamici. Quindi io cliccando su registra, lui inizia a registrare e quindi vedete mi va a salvare poi il formato MP4. Quindi io mi posso tranquillamente andare a muovermi e a registrare quello che sto visualizzando. Facciamo stop. Ecco qui, me lo fa salvare. In questo modo poi mi fa il processo di renderizzazione, me lo fa salvare nel formato MP4. Posso annullare in qualsiasi momento e quindi procedere nella procedura di gestione. Bene o male il rendering mi dà la possibilità quindi di ottenere quelle che sono una serie di immagini e video in modo da poterne poi salvare in archivio e creare delle presentazioni avanzate del mio progetto architettonico.